oggi un video molto molto richiesto, ossia come edito le mie foto Instagram. Ogni volta che posto una foto mi chiedete: Gloria, con cosa l'hai editata? Ho già fatto un video in merito, ma sicuro è troppo vecchio, quindi c'è bisogno di rinnovarlo, anche perché ho cambiato un po' di programmi. E sì, partiamo subito col video. Ho un iPhone 6 normale, non è Plus, non è S, è un iPhone 6. Come programmi ho solo questi 4, però li sfrutto tutti quanti. Il primo che utilizzo è Facetune, mi serve quando faccio i selfie a levigare la pelle, a fare dettagli sugli occhi, sulle labbra, sul piercing, sui capelli, sulle lentiggini, insomma qualsiasi cosa. E poi utilizzo anche la sezione toni per schiarire le occhiaie. Lo utilizzavo anche quando ero bionda per togliere i pezzi gialli dei capelli, quindi utilizzavo sempre sbianca sui capelli biondi. Poi appunto sfocatura per fare lo sfondo super sfocato e filtri per aumentare la luce e anche a volte il contrasto. Ecco, per prima cosa importo una foto. Dopo aver scattato la mia foto, prima cosa vado a utilizzare toppa dove magari ci sono delle imperfezioni, in questo caso magari dei micro brufolettini. Dopodiché clicco su toni, col selettore vado a selezionare la parte più chiara della pelle e vado a schiarire l'occhiaia. Infatti, come vedete, questo è il primo e questo è il dopo. Se il risultato mi piace, approvo e dopodiché vado a levigare la pelle, infatti dove abbiamo tonalizzato il colore dell'occhiaia, in modo da rendere tutto un po' più flawless. Dopodiché l'occhio lo vado un attimo a modificare, quindi vado su dettagli e vado a rendere solo le parti appunto dove ci sono le ciglia, sia superiori che inferiori, un po' più dettagliate. Lascio però la parte interna dell'occhio normale e sto attenta ai bordi perché altrimenti diventa tutto troppo raggrinzito e schifoso. Lo sfondo ad esempio non mi piace, quindi vado a renderlo sfocato. Utilizzo la sezione sfocatura per andare a sfocare lo sfondo. Sto attenta anche qua ai particolari dei capelli, a non andarli a sfocare troppo, quindi cancello dove va cancellato. Se la foto mi piace la vado a illuminare su filtri, quindi filtri, luce e su lighter. Poi col dito vado a diminuire per andare a scurirla un pochino, quindi non la voglio troppo luminosa. Dopo che l'ho salvata, a volte utilizzo anche Relook, che mi serve per fare bene o male le stesse cose. Lo utilizzo per lo più per saturare delle zone precise. Poi c'è ViscoCam, che è praticamente l'app della vita, perché qualsiasi cosa voglio ViscoCam me la fa, nel senso qualsiasi filtro voglio ViscoCam è quello perfetto. Infatti importo la foto che abbiamo appena modificato. Solitamente non utilizzo i filtri che ci sono qua, ma lo vado a creare da me. Da questa parte aumento dove voglio l'esposizione, se voglio il contrasto o se non lo voglio. Saturazione, come vedete, è fatto in questo modo. Io cerco di toglierle un pochino per renderla un po' più pastellosa. Poi qua c'è una cosa che adoro fare tantissimo, sia temperatura. Qui mi diverto a rendere le mie foto un po' più fredde o un po' più calde. In questo caso la foto mi piace più fredda, quindi diminuisco la temperatura e poi passo anche nella tonalità pelle per andare a togliere il verde magari nella pelle, renderlo un po' più rosata. Clicco la grana se voglio che la mia foto abbia un tocco un po' vintage, quindi su grana la porto massimo a 2, altrimenti è troppo bruttina. Ricordatevi che quando fate questa cosa dovete avere la luminosità del telefono al massimo, altrimenti non riuscite a vedere bene che cosa state facendo. Dopo aver salvato la vostra foto, io apro Glitch, come cavolo si chiama, insomma, e da qui scelgo tutti i miei effetti che a volte metto. Non l'utilizzo spesso quest'app perché è particolarissima, quindi non voglio dare troppa pesantezza alle mie foto. Questa app costa, io l'ho pagata 4 euro mi pare, in più ho anche comprato altri pacchetti, quindi ci ho speso abbastanza soldini in questa app. E la cosa bella è che potete anche fare delle GIF e potete anche fare dei video, modificare dei video, quindi rendere questi video molto più particolari con questi effetti. L'effetto che utilizzo più di tutti è Channels, che è questo qui, dove voi potete scegliere dove fare questo effetto 3D. La maggior parte delle volte faccio solo un pezzo di foto, non tutta, perché non mi piace rovinare il resto della foto, quindi seleziono la parte e mentre si sta muovendo la vado a salvare, perché altrimenti, come vedete, dopo un po' l'effetto scompare. Altrimenti c'è anche questa qua che si chiama Glitch. Come vedete si continua a muovere in base a quanto muovete il telefono, questo effetto si muove. Se volete stopparlo cliccate sopra lo schermo e voi lo andate a frizzare. Se invece volete farne una GIF,
andate su GIF e nella parte 1 cliccate 4, 5, 6, 6, insomma, dopo aver fatto tutto ciò voi avete la vostra GIF che si muove. Ad esempio, un effetto carinissimo è l'LCD, che vi cambia praticamente tutto il colore della foto, che io l'ho utilizzato quando ho fatto il video alla mia bomba per il bagno, quella di Lush. E anche qui, dopo aver utilizzato l'effetto che più mi piace, salvo la mia foto. Dopo aver salvato la foto, la mia foto è pronta per essere pubblicata. Non la pubblico mai dalle app, ma vado direttamente a salvarla e poi aprire Instagram e a pubblicarla da Instagram. Ho provato una volta a caricarle direttamente dall'applicazione, ma ho notato che mi ha tagliato il riquadro. Quindi questi erano i passaggi di quando modifico le foto per Instagram, che poi appunto vanno su Facebook e su Twitter. Vi lascio qua i miei social se ancora non mi seguite su questi tre social, che sono i social che praticamente utilizzo più spesso e dove appunto interagisco anche prima con voi in modo un po' più regolare, ecco. Quindi se ancora non mi seguite vi invito a farlo. Spero tanto che questo video vi sia tornato utile, che vi abbia fatto capire un attimo lo svolgimento, insomma, di queste modifiche, delle modifiche che faccio per le mie foto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!